Ciao a tutti e benvenuti sul canale Ciclista Anonimo. Siamo sul videogame Tour de France 2023 per un nuovo episodio della serie sul Pro Team con la squadra dei ciclisti anonimi. In questo episodio concluderemo la terza stagione del Pro Team, la stagione 2025. È stata una ottima stagione per la nostra squadra. Vedete, i ciclisti anonimi sono in seconda posizione nella classifica Pro Cycling a squadre, saldamente in seconda posizione dietro una straordinaria Jumbo-Visma. La prima posizione è oggettivamente inattaccabile. Comunque il secondo posto è un ottimo risultato e soprattutto questo secondo posto ci consentirà di ottenere un budget elevatissimo per la prossima stagione e dunque potremo ingaggiare grandi campioni per il nostro team. Potremo creare una squadra davvero forte e vi ricordo che gli abbonati al canale possono indicare i corridori da prendere per la prossima stagione. Dunque, se siete abbonati, scrivete nel commento il corridore che volete nel nostro team, nella squadra dei ciclisti anonimi. Io cercherò di esaudire la vostra richiesta, ma adesso basta chiacchiere e andiamo a concludere questa terza stagione giocando l'ultima corsa dell'anno, il Giro di Lombardia. Andiamo in impostazioni, difficoltà come sempre leggenda, cadute con ritiri, preparazioni attivate, infortuni in gara rari, cadute con ritiri, malattie brevi. Ok, la squadra io direi di lasciarla così. Abbiamo un Gino Mader in ottima condizione, un Tish Benoit che sta così e così, e un Peyo Bilbao che non sta tanto bene, quindi immagino che il nostro capitano sarà o Gino Mader o Tish Benoit, poi insomma vediamo strada facendo come si evolverà la corsa. Il Giro di Lombardia, che qui nel videogame si chiama Giro di Como, perché il videogame Tour de France detiene i diritti solo delle corse di Aso, mentre il Giro di Lombardia si chiama Giro di Como e la Milano-Sanremo si chiama Primavera Classica, perché i diritti sono di RCS. Favoriti Pogacar, Roglic e Simon Yates, però non so se ci saranno Pogacar e Roglic. Solitamente non ci vengono qui nel videogioco nel finale di stagione. Vediamo. Vi ricordo inoltre, nell'attesa del caricamento, che potete iscrivervi al canale. L'iscrizione è gratuita ed è fondamentale. Oltre il 90% di coloro i quali guardano i miei video non sono iscritti. Quindi, ragazzi, se vi piace il ciclista anonimo, se volete sostenermi, iscrivetevi al canale. A voi non costa nulla, ma per me è davvero importante. Occhio che abbiamo stranamente un Peyo Bilbao che sta bene, un Gino Mader che è al top. Benoit così così, strano un Bilbao con la condizione, non doveva averla. Al Tour che doveva averla, non l'ha avuta e ce l'ha qui a Lombardia, invece non doveva averla. Boh, preparazioni completamente a caso. Si fa interessante perché abbiamo due carte da giocarci: Bilbao e Gino Mader. Manderei anche in fuga Boissonaghen, anzi, no, va, lasciamo tutto così, anche Trentin, anche Benoit. Magari possiamo piazzare diversi corridori in top 15 e ottenere tanti punti. Vediamo. Vediamo. Con la maglia di leader della stagione, con quella maglia arcobaleno particolare, voglio vedere chi è. Forse è Pogacar. Potrebbe essere Pogacar. Comunque, inizia il Giro di Lombardia e ci vediamo più avanti nel finale, probabilmente sul muro di Sormano. Allora ragazzi, ho skippato a 10 km dalla fine perché non è successo granché in questo Giro di Lombardia. La corsa, devo dire, è stata molto bloccata. Roglic e Pogacar ci sono presenti. Pogacar indossa una maglia particolare, la maglia che ricorda la vecchia Coppa del Mondo, perché, per chi non lo sapesse, sul nuovo Tour de France 2023 è stata reintrodotta la maglia della Coppa del Mondo, che la indossa di corsa in corsa il corridore che si trova in testa alla classifica Pro Cycling individuale, e quindi hanno deciso di riproporre questa cosa simpatica. La Coppa del Mondo adesso non esiste più, è un peccato perché era un qualcosa di figo. In pratica ogni anno c'erano 7, 8, 9 corse appartenenti a un calendario, il calendario della Coppa del Mondo. La gran parte di queste corse erano le classiche monumento, e si sommavano dei punti di corsa in corsa, e ogni volta chi si trovava in testa a questa classifica indossava questa maglia particolare. Adesso la vedrete di Tadei, intanto qua si ricompatte il gruppo. Questa maglia particolare,
quella lì, adesso mi metto a ruota di Taddei e la vedete, la indossava chi in quel momento si trovava in testa alla corsa, con questo arcobaleno simile alla maglia del campione del mondo, simile ma diversa. Ok, Sanfermo della battaglia. Qui si deciderà molto probabilmente il Giro di Lombardia, ultimo strappo. Si muove David Godù, ma occhio a Taddei che sta per partire. Infatti, la fiammata dello sloveno della UAE, Pogačar. Bilbao che sale addirittura sul marciapiede. Pogačar braccato da Primoz Roglic. Roglic prova a tenere il passo di uno scatenato Taddei. Noi con Bilbao vediamo se riusciamo a restare qui sulle ruote. Sembrerebbe di sì. Dai Peio, mamma mia, Pogačar insiste. Pogačar insiste a tutti a ruota, ma insiste nella sua azione. Noi stiamo sulle ruote di questi corridori, anche Martinez qui davanti, quindi Martinez, Pogačar, Roglic, Peyo Bilbao, Godù, Carapaz, ma occhio che gli altri sono comunque tutti lì, quindi è un Giro di Lombardia che forse si deciderà con una volata di gruppo o meglio, una volata di gruppetto di una decina di corridori. Taddei insiste nonostante a tutti a ruota, io con Peyo ho la fortuna di avere il gel rosso, quindi potrei volendo provare a partire sullo scollinamento, vediamo. Sì, la fiammata di Bilbao proprio mentre scolliniamo. E adesso Peyo prova a giocarsi le sue carte in discesa. Bilbao, che è anche un ottimo discesista, quindi magari possiamo provare a inventarci qualcosa nella discesa con Peyo Bilbao. Ma abbiamo tutti a ruota. Roglic ci bracca e anche Taddei ci vengono subito a prendere, niente da fare, ci abbiamo provato, è andata, direi che è andata male, mamma mia, rischiavamo di schiantarci nuovamente, di nuovo qua rischiavamo di sbagliare la curva, ci abbiamo provato con Peyo, ci abbiamo provato ma è andata male, adesso li abbiamo tutti a ruota, io proverei anche ad anticipare adesso la volata, ma oddio, abbiamo Pogačar dietro, abbiamo fatto il buco, però così facendo abbiamo lanciato la volata a Taddei. Abbiamo lanciato la volata a Taddei che adesso molto probabilmente ci salta Taddei, non ci salta Taddei, colpo di reni incredibile, forse abbiamo vinto, forse abbiamo vinto. Pogačar era al limite, non è riuscito ad uscire dalla nostra ruota. Assurdo, assurdo, voglio rivedere il replay. Voglio rivedere il replay perché abbiamo anticipato, abbiamo fatto il buco sui corridori dietro e Pogačar non è riuscito ad uscire dalla nostra ruota. Intanto Sverce che arriva con mille minuti di ritardo. Assurdo, ragazzi, cioè, pensavo di aver regalato la vittoria a Taddei, ma vi devo dire, mi andava bene anche un secondo posto, un piazzamento comunque nella top 5 alla Lombardia e comunque un risultato di prestigio. Non credevo di vincerla. Voglio rivedere il replay. Andiamo indietro. Andiamo indietro. Ok, in realtà c'eravamo, non me ne ero accorto, ma in questa curva già ci eravamo avvantaggiati con Taddei, avevamo fatto un piccolo buco sugli altri, vedete, con le curve. Sì, non me ne ero accorto, ma con le curve ci eravamo avvantaggiati. Qui abbiamo rischiato di sbagliarla, però sì, vedete, con Taddei avevamo fatto un piccolo buco, però poi Godù aveva chiuso. Qui con Bilbao decido di allungare. Pogačar mi viene a ruota e Godù inspiegabilmente fa il buco. Qua Godù è stato un pazzo. Cioè, qua Godù è stato un pazzo, ha fatto il buco a tutto il gruppo. E poi Pogačar non ha avuto la forza di uscire di ruota. Dietro parte la volata con Roglic, ma è troppo tardi perché qua c'è anche il colpo di reni, rivediamolo dall'alto. No, abbiamo vinto. Peyo Bilbao, ragazzi, vince il Giro di Lombardia. Ed eccolo Peyo Bilbao sul podio del Giro di Lombardia, vittoria prestigiosa per la squadra dei ciclisti anonimi. Concludiamo alla grande questa terza stagione del Pro Team con la vittoria del Giro di Lombardia, un grandissimo Peyo Bilbao batte Pogačar, terzo pare Pantr, beffato Roglic quarto. Beffato secondo me da un Godù che ha fatto una follia, cioè si è piantato, era sulla ruota di Pogačar, ha fatto il buco all'ultimo chilometro, una roba ragazzi, una roba assurda. Classifica Pro Cycling individuale vinta da Taddei Pogačar, il nostro miglior corridore Bilbao si piazza sesto, quindi grandissima anche stagione di Peyo. Nella classifica Pro Cycling a squadre il team dei ciclisti anonimi si piazza
In seconda posizione, piazzamento importante che ci consentirà di ottenere un budget elevatissimo e in questo modo di creare una squadra forte. Vi ricordo che gli abbonati al canale con i loro commenti possono indicare i corridori da prendere per la prossima stagione. A me non resta che salutarvi, molto probabilmente questo sarà l'ultimo video sul canale del 2023, quindi ne approfitto per augurarvi un buon Natale e anche un buon anno, un felice anno nuovo. Ne approfitto per farvi gli auguri già da adesso. Io vi saluto, vi ricordo di lasciare un like se il video vi è piaciuto, dite la vostra nei commenti, iscrivetevi al canale e vi do appuntamento sempre qui sul canale del Ciclista Anonimo per continuare questa serie sul Pro Team, ma ovviamente anche per altri video, altri contenuti, come sempre dedicati al mondo del ciclismo. Ciao ragazzi!